Con un sorriso dolce e sereno spegne le sue prime 100 candeline la signora Rosalia Mazzarella, cittadina di Agropoli. Tra l'affetto dei suoi cari e dei tanti amici presenti per l'occasione era presente anche il primo cittadino di Agropoli che non ha voluto mancare all'importante traguardo. Ho avuto il piacere di fare gli auguri per il suo 100° compleanno alla nostra concittadina Rosalia Mazzarella, commenta il sindaco. Provo ammirazione per coloro che rappresentano la storia, l'esperienza e che hanno tanto da insegnarci. Ancora una volta il Cilento si riconferma la zona per eccellenza della longevità. C'è un tempo per crescere, un tempo per gioire, un tempo per soffrire. Oggi è il tuo tempo per ricordare e far ricordare, perché nello scrigno della nostra vita non c'è più nulla più importante dei ricordi. Quindi oggi vogliamo ricordare voi e voi ci dovete aiutare a ricordare. Ve l'auguro a tutti quanti. Nata il 21 settembre 1919 in San Mango Cilento, si trasferisce nella metà degli anni 70 nella città di Agropoli dopo essersi sposata. Nella famiglia Mazzarella il traguardo centenario è un appuntamento, infatti il padre Agostino Mazzarella lasciò questa vita alla veneranda età di 106 anni e la sorella Elena Mazzarella a 103 anni. Nonna Rosalia accoglie tutti con un sorriso e in fondo ai suoi occhi blu si intravede il segreto della sua età, avere un cuore sereno, una solida fede, una calma interiore, ancora interessi per la nostra contemporaneità, ascoltare la radio e non prediligere la TV. Casalinga da sempre, nonna Rosalia gioca ancora al lotto e superenalotto e non manca sulla sua tavola un bel bicchiere di vino rosso. Altra particolarità è il cibo sano e genuino che è fondamentale per lei e ogni giorno nella sua dieta. Non mancano pane e olio. A momento giusto si sospende. Bravo.